Trattala come tale, non abusarne. Ciao community, benvenuto, benvenuta e buona domenica. Come sai, la domenica la Lucerna pubblica un video un pochino più lungo in tre varianti, a differenza dei video giornalieri che ti accompagneranno per tutta l'estate, che sono in due sole varianti e che stanno riscuotendo un buon successo. Per questo ti voglio anche ringraziare. Oggi andremo a chiedere agli arcani dove la fortuna ti favorirà nei prossimi 90 giorni, quindi circa un periodo di 3 mesi. Lo faremo con le nostre tre varianti che ti vado immediatamente a preparare davanti. Dove la fortuna ti favorirà nell'arco dei prossimi 90 giorni, in amore, nel lavoro, nei soldi o in un altro ambito della vita. Dove la fortuna ti favorirà nei prossimi 90 giorni, dove la fortuna ti favorirà. Dov'è che ti favorirà la fortuna nei prossimi 90 giorni? Ovviamente voglio ricordarti che il video ha valore dal momento in cui lo guardi. Variante numero 1, variante numero 2, variante numero 3. Andiamo a mettere anche un oracolo delle porte, dove la fortuna ti favorirà entro i prossimi 90 giorni. E infine mettiamo anche la Sibilla Lenormand. Poi useremo il Woodland Wardens come consiglio finale, dove la fortuna ti favorirà nei prossimi 90 giorni. Ok, andiamo ad identificare le varianti. Malachite rossa per la prima, poi scegliamo, vediamo un po' cosa possiamo mettere. Lo xilopalo per la seconda e infine andiamo a mettere, cosa c'è qua? L'occhio di falco per la terza. Ti do qualche secondo, intanto ti ricordo che per tutta l'estate puoi fruire di una promozione sui consulti da 30 e da 60 minuti. Per tutti i dettagli puoi andare sul mio sito web www.marcobarzotti.com oppure inviarmi un messaggio scritto vocale su WhatsApp, mi raccomando no chiamate, al numero 388-5776-772. Voglio anche ricordarti che ci sono gli ultimissimi posti per il corso di cartomanzia e divinazione che ripartirà a settembre, un'esperienza veramente bella, frutto dell'esperienza dei workshop che hanno riscosso molto successo. Riprende, aggiorna, amplia e migliora l'insegnamento dei workshop, andando a fondo su tutti i 78 arcani e dando anche una mole di contenuto considerevole che è stato anche ampliato rispetto ai workshop. Anche in questo caso, per tutte le info, puoi iscrivermi su WhatsApp al numero 388-5776-772 oppure inviarmi un audio o magari anche consultare il programma sul mio sito www.marcobarzotti.com. Io penso che tu abbia fatto la tua scelta, nel caso stoppa il video, parto dalla variante della malachite rossa. Vediamo un po' dove la fortuna ti favorirà nei prossimi 90 giorni. Abbiamo il cane e il trifoglio, a cipicchia, sono due bellissime carte. La morte, la serratura. L'associazione tra cane e trifoglio fa riferimento a quelli che sono i rapporti sociali e parla del fatto che dopo una burrasca un'amicizia va a rinsaldarsi, a ritrovarsi, e quindi potrebbe essere il chiarimento che puoi avere con qualcuno o magari il chiarimento che puoi avere anche con una persona del passato, non necessariamente un ex, però
mettiamoci anche questo in conto, anche perché sembra che qui tu abbia la volontà di far luce su qualcosa. Questo ovviamente se ti risuona l'interattivo, in caso prova a guardare un'altra variante, con questa carta di morte che può parlare di un qualcosa che è mutato o sta mutando, e quindi magari appunto quelle incomprensioni o quelle situazioni che poi vanno a gravare una volta che si sono sviluppate secondo strade che non volevamo. Ecco, qui possiamo far luce su un qualcosa che concerne il vincolo che abbiamo con qualcuno, amicizia, rapporti d'amore, oppure semplicemente anche rapporti familiari o anche rapporti lavorativi. Ecco che qui riesci a trovare la chiave, perché poi il senso della carta della serratura è questa, per cambiare una situazione e ovviamente volgerla a tuo favore. Si tratta però di rapporti sociali. Vediamo un pochino per te che hai scelto la variante della malachite rossa. Non pensare necessariamente all'amore, può essere qualsiasi tipo di rapporto sociale. È possibile anche che tu venga a conoscenza di un qualche segreto che magari ti aiuta a far svoltare una situazione. Per te che hai scelto la variante della malachite rossa, dove la fortuna ti bacerà nei prossimi 3 mesi, in quale ambito della vita? Il fante di spade. Fante di spade sembra un qualcosa o un qualcuno a cui pensi molto o con cui magari c'è stato appunto un conflitto, un momento di attrito, o che magari appunto può spiarti, oppure sei tu che spii lui o lei, magari semplicemente guardando anche i classici accessi WhatsApp. Non so neanche più se si possano vedere, però per dirti quanto me ne frega a me di spiare gli altri. Allora, il 2 di coppe, per i più sarà veramente il riuscire a risolvere. Il 7 di bastoni. Sì, la lontananza del 7 di bastoni, una divergenza di vedute che può influenzare un qualcosa e che può essere percepita un po' come una scelta imposta, ecco. Il 6 di spade, sì, qui viene fuori un segreto. Sì, io credo che questa variante potrebbe essere per pochi. Se non ti ci riconosci, prova a cambiare variante, ma qui è molto chiaro. Il 3 di spade, l'innamorato, l'8 di denari. Allora, probabilmente qui ci può essere un momento in cui ci si allontana o magari ci si è già allontanati da una persona perché c'è stato un qualcosa che è uscito allo scoperto, il 6 di spade, e che ha portato a percepire una situazione come volutamente forzata. È il caso classico del tradimento, carta del 3 di spade fondamentalmente, che è principalmente, te lo ricordo, una carta di dubbio ed è quindi una carta che fondamentalmente ti fa vedere una persona, una situazione con altri occhi. Mi esce una carta di innamorato sotto un 7 di bastoni. Il tema della scelta è preponderante in ambo le carte, però l'innamorato è un bivio che ha valenza iniziatica, ha una portata molto ampia nella nostra vita ed ha comunque un impatto di crescita molto importante. Si dice che è la carta che segna il passaggio dall'adolescenza all'età adulta, oppure dalla fanciullezza all'adolescenza, comunque segna dei passaggi di consapevolezza importanti. Ma è alla luce di un 7 di bastoni, come ti ho già detto, una scelta che viene fatta forzatamente. È chiaro che se abbiamo una storia e tu mi fai becco, è chiaro che la scelta forzata è quella di dirti vattene a quel paese. In questo caso potrebbe essere un litigio tramite una forzatura dei tempi che viene percepita, o delle situazioni che viene percepita come un tradimento, che però, vedi, secondo me tu sei all'oscuro di questa situazione
E qui c'è un otto di denari, quindi c'è il recuperare una quotidianità, è il far pace con qualcuno. Tu mi potresti dire: io non voglio cambiare variante, però sono single. Beh, in questo caso potrebbe essere un qualcuno con cui hai un affetto, la famiglia, gli amici, un qualcuno con cui hai comunque un vincolo importante che secondo me prende una decisione che riguarda comunque. Nel caso della coppia, il vostro futuro, nel caso dell'amicizia, una decisione che forse tu non condividi e della quale non ritieni opportuno metterti al corrente. Ecco che la cosa uscendo crea un po' di maretta, però qui poi la persona la vedo comunque, diciamo, chiederti scusa. Quindi qua vai, diciamo, ad importi su una situazione dove il rapporto d'amore o il rapporto sociale in generale richiede una fermezza che poi tu hai e la capacità di svoltare una situazione. Attenzione, potrebbe essere anche il dire lo sapevo, ovvero magari hai dato l'opportunità a qualcuno, però è come se tu ti sentissi di dire: ok, questa persona non mi quadra, c'è qualcosa che non mi piace. Ecco che qui esce allo scoperto una scelta che questa persona fa o che ha fatto, che ti fa capire come fondamentalmente tu avevi ragione. L'otto di denaro è una carta di gratificazione premiante. Quindi quello che mi viene da dire è che come situazione fortunata qui eviterai di essere preso o presa per i fondelli da un qualcuno che vuol fartela sotto, senza poi metterti al corrente di quelle che potrebbero essere le implicazioni. Eviterai un tranello fondamentalmente. E questo probabilmente ti aiuterà a radicarti ancora di più e a darti forse anche nuove prospettive, probabilmente anche allegramente mandando a quel paese la persona in questione, sia che si tratti di un amico o di un'amica, sia che si tratti di un partner. Però ecco, io qui ci vedo questa cosa, anche perché la carta del cane con quella del bouquet mi fanno proprio riferimento a un discorso di fedeltà. Ora, se la mettessimo sul lavoro, potrebbe essere un qualcuno che magari ti ha proposto un accordo, un progetto, un qualcosa e te lo ha venduto, te lo ha spacciato come un qualcosa di estremamente gratificante, bello, forte, ma che poi in realtà si va a rivelare un po' tutto l'esatto contrario. Anche in questo caso un po' il sentirsi schiacciati dagli eventi e dire: ma come, doveva essere una cosa bellissima e in realtà poi mi ritrovo a fare un altro lavoro che non mi gratifica per niente e che nemmeno avevo chiesto fondamentalmente, oppure magari faccio il lavoro bello ma non mi paghi. Ecco che qui c'è un momento in cui una rivelazione tacita o meno, quindi fatta con le azioni, quindi appunto dal non essere pagato o pagata allo scoprire la persona in fallo e via dicendo, oppure appunto comunicata, ho scelto di fare così, ho deciso di fare così, che ti porta a dire: alla fine avevo ragione io, alla fine ho evitato una gran trappola. Ed ecco che il punto massimo della fortuna per te è proprio riuscire ad evitare una di quelle situazioni insidiose e compromettenti dove qualcuno si prende la briga di scegliere per te, per come deve evolvere una situazione. Andiamo a vedere se mi danno più. Due di spade, il 6, vedi, è pettegolezzo. Il 7 di spade è questo: pettegolezzo, disegni nascosti, intenzioni nascoste. Una persona che non ti dice tutto, che millanta un po'. Il 2 di spade è la carta anche dell'amicizia, volendo, quindi comunque qui hai amore e amicizia. E il 9 di bastoni, quindi comunque l'allontanarsi da una situazione potenzialmente nociva dove una persona rivela sia a livello amicale che familiare, ma soprattutto di partnership e di coppia o anche di conoscenza, un potenziale di tossicità molto alto. La cosa che io vedo è un po' questa qua. Sì. Andiamo a vedere che cosa vuol consigliarti il Woodland Wardens per te che hai scelto la variante della malachite rossa.
Qui riesci a sbugiardare una bella personcina, eh? È proprio qui un qualcuno che è forse un po' manipolatore o manipolatrice, se si tratta di una donna. Ne escono due, l'avvoltoio e l'asfodelo e il panda e il ginkgo. Allora, sono due carte, il panda e il ginkgo è di fatto la carta dell'incazzatura. Ti dice quando ci vuole fondamentalmente. E non è perché ti dice, il manualetto dice, non è perché il panda è carino e coccoloso, non si incazza, se si incazza ti fa brandelli, quindi ti dice anche tu, non è che sei così carina e coccolosa o carino e coccoloso, se ti faccio arrabbiare, beh, insomma, il tuo lo sai dire anche con argomenti convincenti. L'avvoltoio e la sfodello ha lo stesso significato della carta della morte, cioè un qualcosa deve cambiare perché così non va, così porta solo una percezione di preoccupazione, di ansia, e quindi fondamentalmente qui vai a sbugiardare qualcuno che a lungo andare su di te potrebbe avere anche un effetto del genere, se già non ce l'ha. Andiamo a vedere cosa vuol dirti anche il libro delle risposte dell'oracolo. Per te che hai scelto la variante della malachite rossa. La risposta è no, lascia andare con serenità. Mi fa pensare che qui magari questa persona ti menta facendo leva su qualche aspettativa e quindi di conseguenza magari qua c'è proprio un dire, guarda, non illuderti che qui ci sia un qualcuno che si vende per ciò che è veramente. In realtà qui tu vai a sbugiardare una persona che è potenzialmente tossica e nociva per te, e la carta addirittura te lo considera il colpo di fortuna più importante, perché poi magari mi apri una relazione, un'amicizia che poi nel tempo si rivela essere pesante da gestire, quindi magari ti toglie in termini di tempo e di energie. Quindi qua ti dice, guarda, qui in Toscana si dice asciughi un bel bucato, nel senso riesci a toglierti dalle scatole una situazione veramente compromettente. Ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Benvenuto, benvenuta, variante dello xilopalo, andiamo a vedere anche per te dove la fortuna ti favorirà nei prossimi 90 giorni circa. La torre. Può essere un colpo di fulmine, ma può essere anche un viaggio, un trasferimento. Stiamo parlando della torre, mi viene anche da dire una vincita, gioca con criterio, mi raccomando. La porta del fuoco, qualcosa che ti appassiona, che ti fa scaturire il fuoco dentro, a cui tieni particolarmente. La casa e la cicogna, che di fatto parlano di trasferimento. Quindi qua può essere un trasferimento o un viaggio, per alcuni legato alla passione, per altri è proprio un qualcosa che anheli fare, che desideri profondamente. Sia che si tratti di trasferimento, sia che si tratti di un viaggio, magari anche legato all'amore, non ti dico che. Però qui ho quattro carte, delle quali una accoppiata e una singola quassù, mi parlano proprio del trasferirsi. Oppure, ti ripeto, del viaggiare. Quindi comunque qua il tema dell'allontanarsi da casa è comunque un qualcosa di molto 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 presente, ecco. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante dello xilopalo, dove la fortuna ti bacerà nei prossimi 90 giorni dal momento della visione di questo video. Il cavallo di coppe, per alcuni è veramente un amore, magari un amore a distanza, eh? La ruota, il sette di coppe,
Il 10 di denari. Guarda, è la terza carta che mi dà un messaggio inerente alla casa. Io non voglio dirti che tutti quelli che guarderanno questa variante andranno a convivere, però per qualcuno c'è il raggiungere la casa della persona che si ama, per altri c'è una nuova conoscenza, però a distanza, oppure il raggiungere la propria persona del cuore, se comunque tra di voi c'è distanza. Infine, per altri ancora, è proprio l'acquisto di una casa oppure un affitto. Comunque una situazione che va a parlare di un cambiamento, la ruota, che porta alla casa. C'è un'ultima possibilità, con una ruota, un 7 di coppe e un 10 di denari, c'è veramente la possibilità che ci sia una vincita. Però non mi spiego questo cavallo di coppe. Sì, è un qualcosa che ti gratifica. Se è una vincita, ti do una dritta. Dato che io qua ho un cavallo di coppe, se è una vincita, potrebbe essere un qualcosa che tu fai con altre persone. Per esempio, quando si gioca il Superenalotto col sistema che siamo più di una persona, ecco, potrebbe essere una cosa del genere. O magari semplicemente esci col tuo ragazzo o la tua ragazza, compri un gratta e vinci ne so, 500 euro, buttali via. Allora, vediamo un po'. Comunque è un viaggio, per qualcuno è un viaggio, per qualcuno è un viaggio d'amore, cioè per qualcuno è un viaggio per la casa, per qualcuno è un viaggio per raggiungere la casa di una persona che ci piace. Per altri è veramente una vincita. Due di spade. Re di bastoni. Per qualcuno è un viaggio in un luogo di campagna. Il re di bastoni alla fine è un proprietario terriero. O magari anche l'organizzare un viaggio con una persona che ci piace in un agriturismo. Regina di spade. Questa regina di spade ce la chiariamo subito. Perché a me piace molto. Oddio, potrebbe rappresentare un po' il fatto che magari in questa cosa ci credi, sempre se ti ritrovi nella variante. 5 di spade, asso di bastoni, 10 di spade. Potrebbe essere il fatto che questa situazione comunque ti va a chiudere un periodo difficile, perché la regina di spade di fatto ha dei valori molto forti che spesso e volentieri vengono contestati o si mettono comunque in diretta contestazione di quella che è la società. L'asso di bastoni è una novità che arriva a chiudere un periodo difficile caratterizzato da stress, da ansia o direttamente proprio un periodo doloroso, 10 di spade. E qui c'è appunto il portare a compimento un disegno che abbiamo inerente appunto alla casa, la convivenza, il trovare un amore ma sempre a distanza e raggiungerlo o raggiungerla. Oppure, come ti ho detto prima, si tratta di un viaggio legato a quella che è proprio la fortuna, di fatto la ruota, che gira a tuo favore, perché comunque il 2 di spade è una carta di accordo, una carta di quiete, una carta che ti porta pace, in quanto magari ti dà una piccola vincita. Però in questo caso torno a dirti: non sei solo, non sei sola. È il tema del viaggio, dello spostamento, del trasferimento, degli amori a distanza, delle conoscenze che si raggiungono, dell'amore che finalmente raggiungiamo al suo luogo d'origine. Qui tu viaggi, ti vedo viaggiare e ti vedo anche migliorare un qualcosa in cui credevi fortemente. Il 10 di denari potrebbe essere anche il viaggiare per raggiungere una casa di famiglia nella quale magari si intende stabilirsi, e questo 5 di spade, asso di bastoni e 10 di spade che mi spiega la regina di spade potrebbe essere il mettere la parola fine magari al fatto che questa casa di famiglia è stata un po' al centro di alcune diatribe fra i familiari. Comunque, ecco, qui le possibili risposte sono cambio di casa, acquisto di una casa, relazione a distanza,
nella quale ci si sposta per raggiungere un qualcuno alla sua casa. Trasferimento in una casa che prima c'era impossibile da utilizzare per qualsiasi motivo, perché i parenti lavoravano loro, perché era da aggiustare e via dicendo. Vincita, ma non da solo o da sola, vincita assieme a qualcun altro. Sì, qui è molto schietta, molto diretta, non c'è da girarci intorno. Passiamo subito al consiglio del Woodland Wardens. Beh, qui durerà meno, però probabilmente è una variante molto molto bella. Se sei single, non escludere il fatto che qui tu possa veramente avviare una relazione a distanza, perché un cavallo di coppia associato a una carta di porta di fuoco mi porta proprio la passione e la proposta di una conoscenza che però, ti ripeto, non è proprio vicinissima a te. Vediamo un po' cosa vuol consigliarti il Woodland Wardens, per te che hai scelto la variante dello xilopalo. Il segugio e la pera. Allora, è una carta di fedeltà e torna molto questo discorso che avevo qua della regina di spade, la fedeltà ai propri principi, quando anche essi magari ci mettono un po' in conflitto con quella che è la nostra quotidianità e ci spingono magari a cercare soluzioni anche per allontanarci, fare un cambio di casa, un cambio di lavoro, un cambio per allontanarci da una situazione che ormai ci sta stretta. In alternativa può essere la fedeltà di un qualcuno che comunque è lontano o lontana da te, devi raggiungerlo o raggiungerla, oppure la fedeltà al sogno di riuscire a migliorarti economicamente con quella appunto che può essere una piccola vincita che anche se non ti cambia la vita, un aiuto te lo dà. Sii fedele ai tuoi sogni, ti stanno dicendo, o comunque al sogno d'amore. Per qualcuno questo cavallo di coppe rinuncia un po' alla sua parte conflittuale per diventare comunque una persona estremamente fedele. Vediamo un po' cosa vuol dirti il libro delle risposte dell'oracolo, per te che hai scelto la variante dello xilopalo. Rallenta e respira. È come se ti dicessero che stai cercando anche con questa torre di affrettare i tempi. Alla fine qui arriva tutto. Tu hai un'energia all'inizio di torre e alla fine di regina di spade. È un po' come se, ovviamente ti ritrovi nella variante, se tu avessi un po' l'ansia di ricostruirti la vita affettiva, di trasferirti, di trovare una casa, di avere maggiori soldi. Rallenta e respira, qui arriva tutto, stai tranquillo, stai tranquilla, a suo tempo niente di ciò che ti spetta ti sarà negato. Io ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ciao variante dell'occhio di falco, andiamo a vedere anche per te dove la fortuna ti bacerà nei prossimi 90 giorni. La stella, ullala, bella, bella veramente. La porta del paradiso, altrettanto bella. La dama e il cavaliere. Qualcuno vuole inviarti un messaggio ed è un tuo desiderio. Interessante. La carta della porta del paradiso parla del fatto che le nostre aspettative vengono premiate, i nostri desideri vengono realizzati e ci avviamo verso quella che è la concretizzazione di ciò che ci aspettiamo dalla vita. Qualcuno vuole parlarti, qualcuno vuole portarti un messaggio. Non pensare ad una persona, può essere una persona, può essere anche un'energia. La stella del resto mi rappresenta sia la nudità fisica e intellettuale, quindi comunque il mettersi a nudo davanti agli altri, ma mi rappresenta anche la natura, quindi mi rappresenta anche lo stesso concetto di ambiente naturale e di cosmo. È una carta comunque che del desiderio fa un po' la propria bandiera, le aspirazioni, i desideri destinati a realizzarsi. Quindi qui c'è la realizzazione di un desiderio che non per tutti, ma per una parte, rappresenta le aspettative che abbiamo verso una persona. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante dell'occhio di falco.
La morte. Quindi un cambiamento. Il giudizio. Talvolta ti dico che il giudizio è una carta del ritorno. Sì, ok, può essere la carta del ritorno, però ha un significato, un ventaglio di significati molto più ampi. Il giudizio è la capacità di valutare, è il risveglio spirituale, la leadership, è la musica, è il canto, è la voce, sono le notizie, insomma, non è soltanto il ritorno. Aspettiamo a dire che qui si tratta di un ritorno. Il matto, il re di bastoni. La ruota, l'asso di bastoni, la papessa. È una tua aspettativa che viene premiata fondamentalmente. In casi molto estremi questo giudizio associato ad una ruota mi va a parlare della risoluzione di un karma fondamentalmente. Però lo sai, io non abuso molto di queste cose. Però quando c'è, perché non dirlo, soprattutto riguarda questioni familiari o questioni inerenti alla vita di coppia. Se hai avuto un'esperienza di coppia canonica con una papessa, si parla di matrimonio o convivenza. Ci sono notizie che riequilibrano un karma o che comunque volgono una situazione a tuo favore con una carta di morte. Qualcuno ha notizie per te, in questo caso veramente può essere l'ex che torna, uomo o donna che sia, e che capisce che forse ha completamente sbagliato tutto e ha rovinato tutto. Ma mi sembra una lettura un po' riduttiva, anche a livello familiare posso darti un'interpretazione del genere, quindi notizie inerenti a un karma familiare grazie ad una decisione che viene presa per alcuni anche a livello contrattuale e che va a sbloccare finalmente una situazione che si era comunque arenata o fermata. C'è bisogno di un cambiamento rapido, quindi le notizie le vedo qua, le vedo qua, le vedo qua, e in un certo senso le posso vedere anche qua, soprattutto se si tratta di un qualcosa a livello familiare che deve essere sbloccato. La comunicazione può arrivare per scritto, o anche in generale se si tratta di un ritorno potrebbe arrivare per scritto. Ma quello che secondo me queste carte vanno a dire, anche grazie alla presenza di un re di bastoni, che è una carta molto importante, è che per alcuni qua potrebbe essere un aiuto, un sostegno, un appoggio, un aiuto concreto a livello magari di possibilità oppure proprio nel materiale, che ne so, i soldi, una casa nella quale trasferirsi, il prestito di qualsiasi cosa, dall'auto fino a qualsiasi cosa, ecco, che ti viene dato da qualcuno. Anche qui c'è una notizia data da qualcuno per scritto, ecco, fondamentalmente potrebbe essere anche messaggistica. Comunque è una notizia che in un caso ti viene a sbloccare una situazione che per la sua pesantezza può essere definita karmica, e per alcuni è a livello di coppia, di matrimonio, per altri a livello di storia familiare. In un altro caso può essere un aiuto che ti arriva da un amico, un'amica, un qualcuno che comunque crede in te, che ti aiuta, vedi, a liberare l'energia di un potenziale che c'è ma che è rimasto fondamentalmente come bocciolo, perché comunque l'asso di bastoni è sempre un bocciolo. Per esempio, ai miei corsi insegno che l'asso di bastoni è una carta che rappresenta quelle novità che noi stiamo aspettando. Ovvero l'asso di bastoni non è la persona che mi chiama e mi dice vieni a lavorare per me, la persona che mi chiama perché ha visto il mio curriculum, perché mi ha visto sul canale YouTube, perché quindi è un qualcuno che già ha avuto un contatto o ha comunque la sicurezza di sapere chi sono. Ed ecco che l'asso di bastoni porta quelle notizie nelle quali il consultante ha comunque un certo grado di interazione. Ecco che qua ti arriva una comunicazione scritta importante che ti aiuta a risolvere un problema legato ad un qualcosa di bloccato, di fermo, di
di non in evoluzione, è qualcosa che non si evolve. Qua c'è un'esplosione di energia grazie a questa comunicazione che porta poi ad una papessa. Ora, la papessa è una carta di legalità, per questo che ho parlato anche di possibili situazioni a livello familiare, magari eredità, magari situazioni da chiarire per quanto riguarda la sistemazione di immobili o la divisione di immobili, eccetera. Vediamo un pochino di andare avanti per capire. Comunque corrisponde a un tuo desiderio, qui fondamentalmente una comunicazione che tu stai aspettando. Regina di spade, vedi, mi spezzo ma non mi piego, una carta bellissima che parla della capacità di far valere le proprie ragioni, anche a dispetto del fatto che tutto sembra andare controcorrente a come noi ci augureremo. Il cavallo di bastoni, di nuovo un ribelle, di nuovo un qualcuno che non accetta che una situazione sia ferma, e è anche una carta di viaggio, quindi potresti fare anche un viaggio, la regina di bastoni. Allora, se stai aspettando una causa di divorzio, qui non solo c'è, ma la vinci in maniera schiacciante, perché comunque due regine, di cui una di spade e una di bastoni, che di solito è legata all'avvocatura e anche la papessa, in caso di vittoria di causa legale, in particolare di divorzio, qui ne esci trionfale. E nel caso stai aspettando l'ex che torni cospargendosi il capo di cenere, il tapino o la tapina torneranno e si cospargeranno il capo di cenere. Soprattutto dove ci vedo qua è a livello di evoluzione per ciò che riguarda la propria storia familiare e un duro karma che abbiamo dovuto sopportare, che ci ha resi anche forse un po' più guardinghi. Qui c'è la libertà, lo sdoganamento da un qualcosa che ci soffoca, ci opprime, ci blocca, e c'è anche una vittoria schiacciante a livello di imporre quelle che sono le proprie aspettative. Per quanto riguarda eventuali situazioni lavorative, qua può esserci una vittoria sul lavoro, anche a livello di vertenza sindacale, di contestazione di un qualcosa che non va bene, di ridefinizione di un contratto o comunque di ruolo lavorativo che viene premiato. Insomma, io ti ho fatto degli esempi, poi ognuno la baserà su quello che è il proprio, la propria vita, ovviamente se ti ci ritrovi nella variante, comunque è l'aspettativa di un tuo desiderio che viene a concretizzarsi, cioè qui tu vedi realizzato un tuo desiderio, ed è un desiderio che tu vuoi vedere realizzato a tutti i costi. Vediamo un po' cosa vuol dirti il Woodland Wardens per te, che hai scelto la variante dell'occhio di falco. Il cavallo e la campanula. Il manualetto in questo caso diceva di lavorare con calma e costanza, perché il tempo della vittoria è vicino, il tempo in cui ti metterai in luce, il tempo in cui tutto quello che tu hai chiesto sta per arrivare. E quindi ti ripeto, qui è la concessione di un desiderio che tu hai. Vediamo anche per te il libro delle risposte dell'oracolo, per te che hai scelto la variante dell'occhio di falco. Impara ad ascoltare. Impara ad ascoltare, probabilmente impara ad ascoltare significa che devi ascoltare te stesso, te stessa, e questo ok, lo abbiamo detto, ma devi anche ascoltare il mondo attorno a te, perché io ti ho detto che qui ti arriva una notizia e te l'ho detto scritta, ok? Però magari potrebbe essere, soprattutto nel caso del karma da sbrogliare, potrebbe essere una notizia che ti arriva sotto forma di sincronicità, e quindi magari un evento che poi si concatena ad altri fino a portarti alla realizzazione, oppure magari una comunicazione che non viene data a te, ma che per qualche motivo tu riesci ad intercettare, riesci a capire, e che appunto ti serve. Quindi
ti dice: Cronos ti ha detto che ti arriva scritta, però tieniti aperte tutte le vie di comunicazione, perché probabilmente per alcuni potrebbe arrivare anche attraverso altre vie questa comunicazione. Non escluso l'onirico, fra l'altro, trattandosi di una papessa, e anche della porta del paradiso, nonché della stella, insomma, una notizia in particolare che per i più arriva a livello scritto, per altri può arrivare sotto altre forme, ma sempre una notizia risolutiva per te, in positivo. Ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Noi ci vediamo domani per il primo video settimanale e per la carta del giorno. Ciao!